L'attaccante nerazzurro tiene col fiato sospeso lo staff. Le sue condizioni preoccupano. Ecco quando potrebbe tornare in campo. Al rientro dalla sosta per le nazionali l'Inter dovrà vedersela con la Roma, in quella che sembra una partita tutt'altro che scontata. Se da un lato, infatti, la classifica parla di una Roma molto indietro rispetto ai nerazzurri, il match tra gli uomini di Ivan Juric e quelli di Simone Inzaghi potrebbe essere molto più equilibrata di quello sembra. Nel frattempo i nerazzurri hanno dovuto salutare diversi giocatori che sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Uno di questi è Marcus Thuram, punta di diamante della formazione nerazzurra. Il francese, soprattutto in assenza del miglior Lautaro Martinez, ha preso l'Inter sulle spalle per tutto l'avvio di stagione visto finora. 7 reti e 3 assist in 8 partite per Thuram, che per ora guida la classifica dei marcatori di Serie A, davanti a Retegui e Pulisic. La sosta, però, potrebbe non portare buone notizie né per lui né per l'Inter. Gli aggiornamenti che arrivano dal ritiro di Didier Deschamps non sono così confortanti. Marcus Thuram sente ancora dolore, i dettagli sulla sua condizione fisica. Marcus Thuram era stato colpito alla caviglia dal difensore del Torino Maripan, nel corso del match vinto dai nerazzurri per 3-2, peraltro con tripletta dello stesso francese, un colpo che il figlio d'arte sente ancora e per il quale prova ancora qualche fastidio. Il commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps, infatti, l'ha tenuto a riposo ieri contro Israele. I francesi hanno portato a casa i 3 punti con il risultato di 4-1, ma la partita è stata tutt'altro che banale. All'1-0 di Camavinga, Israele ha risposto con il pareggio al 24 minuto di Gundogan. Solo dopo il nuovo vantaggio francese messo a segno da Nkunku, gli avversari non hanno più saputo reagire crollando sotto i colpi di una nazionale nettamente superiore. Tenuto a riposo, Thuram sente ancora dolore ed è in dubbio la sua presenza anche contro il Belgio, nella super sfida di Nations League che determinerà in buona parte la classifica del gruppo 2, al momento comandato dalla nazionale italiana a 7 punti. Dopo la sconfitta con gli azzurri e la vittoria contro Israele, la Francia proverà a vincere di nuovo contro il Belgio, già battuto nella gara di andata per 2-0,